Dopo l'avvio di stagione segnato dalla tragedia per il motociclista morto, riprende il campionato di grande livello che vede di nuovo in pista il pilota sulmonese Cristian Micocero. Prossimo impegno nel weekend a Vallelunga, un circuito, Cristian, che già conosci. Come ti sei preparato per tornare in pista con tutti i crismi? Allora, lunedì scorso siamo andati a fare dei test per prepararci alla gara. Era dall'anno scorso che non ci tornavo, quindi insomma è stata sicuramente la scelta giusta andare a sistemare un po' la moto. E Vallelunga è un circuito molto tecnico che si abbina, c'è una parte molto veloce e una parte molto lenta, quindi non è facile diciamo andare bene. E vediamo anche gli altri dal giovedì come insomma il passo che avranno e ci renderemo subito conto se siamo competitivi o meno. La sfida al maltempo è insomma una caratteristica sicuramente da prendere in considerazione. Non so come cambia poi per la riuscita della competizione. Ma sicuramente la pioggia non è molto amica della moto, nel senso che correre col bagnato non è il massimo. Chiaramente ci sono più rischi, però è così per tutti, quindi speriamo che almeno domenica sia bello e che comunque da giovedì a sabato riusciremo a fare qualche turno a questo punto, sia sul bagnato che con l'asciutto, in modo da avere tutte e due le soluzioni pronte. Una macchina collaudata, certo poi qui si tempra il carattere dei singoli. Questa volta non ci sarà solo il tifo da stadio da remoto, ma in presenza, perché un bus di circa 50 persone verranno a dire Forza Micocero. Sì, questo mi fa molto piacere perché comunque, tra virgolette, chiamiamola gara di casa perché la gara è un po' più vicina a noi e quindi verranno molte persone, molti sponsor e questa cosa mi fa piacere, quindi speriamo, insomma, di portarci a casa questa benedetta vittoria.